Nelle regole del Go è spiegato come si fa a catturare le pietre dall'avversario, ma non come si fa a vincere una partita facendo più punti. Quindi proviamo a vederlo insieme usando come partenza una situazione dove ci sono quattro pietre cosiddette di handicap, che sono le pietre di vantaggio che probabilmente vi troverete date nella prima partita che farete contro un computer o contro uno dei bot sui Go server, su internet. Ma potrebbero anche essere quattro pietre di vantaggio che vi dà un vostro avversario, un vostro amico che è già bravo a giocare a Go. E adesso vediamo come si fa a batterlo. Allora, partendo con quattro pietre, si ha praticamente già una bella ipoteca sul territorio sui lati e magari anche quello in centro. Bianco tipicamente inizierà a giocare qua, in una qualsiasi di queste posizioni. E quello che deve fare nero è semplicemente stare tranquillo, cioè continuare a circondare il territorio e poi tenere separate le pietre di bianco e tenere collegate le sue. Una mossa molto tranquilla è questa che rinforza il lato e praticamente lo trasforma in territorio, perché se ora bianco dovesse fare un'invasione di questo genere, è veramente difficile per lui finire completamente catturato. Bianco tipicamente andrà a giocare da queste parti, cercando di isolare questa pietra nera. E quello che deve fare ora nero è invece uscire verso il centro, tenendo separate le due pietre bianche, che adesso invece dovranno cercare di fare un loro territorio separatamente, ma se anche ci riuscissero, questo territorio più questo, già si vede che sono minori di quello che nero ha già fatto. Bianco ora sceglierà da che parte andare, diciamo che andrà di qua, e praticamente obbliga nero ad andare a catturare questa pietra bianca. Probabilmente bianco ancora insisterà nel cercare di isolare questa nera e prendersi tutto l'angolo, ma diciamo, nero non ha molto da temere. Ha due possibilità. Una è quella semplicemente di dare a bianco tutto quel territorio, che se lo prenda pure nel ragionamento, ma quello che resta nero comunque sarà visibilmente di più, perché questi saranno, diciamo, una quindicina di punti. Questi sono già 18, e poi ci sono questi. Quindi questa è una strategia molto efficace per bianco, per nero. Oppure, se nero vuole, può anche scegliere di andare a stabilizzarsi nell'angolo. Per esempio, così, 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 così. E ora nero ha fatto un gruppo che non si può catturare. Una delle conseguenze di avere un gruppo che non è catturabile è che anche il gruppo bianco che c'è qua fuori va in maggiore difficoltà, perché ora ha proprio poco spazio a disposizione. Quindi magari bianco riesce a non farsi catturare, ma sembra anche difficile in questo momento, senza grossi errori di nero. E se provate a proseguire la partita, vedrete che difficilmente bianco riuscirà a sfuggire alla completa cattura. Nero qui non deve fare solo degli errori. Gioca qua, se no, quando poi in futuro dovesse anche essere tolta questa libertà, c'è un giochetto che vi lascio vedere da soli partendo con questa mossa. Quindi, giocando con molta tranquillità, nero riesce a chiudere tutto un territorio e anche volendo lasciare qualcosa a bianco, come si era visto
nella variante precedente, quello che resta sui lati è più che sufficiente a vincere la partita. Quindi le mosse chiave sono state solo le prime due. Una, bloccare. E l'altra è uscire e tenere separato bianco. Quando giocherete come bianchi, invece, dovrete proprio cercare di evitare che nero faccia quello e quindi tenere separato nero e andare a collegare le vostre pietre.